bisogno di sognare anch'io. Una famiglia che non ce l'ho. E la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do. Dateci fiducia e vedrete che tutto cambierà. Un'alternativa a chi sta governando in questo momento solo sui litigi. Abbiamo riferito al Presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle. Quello che serve è un governo di svolta, alternativo alle destre. Se non dovessero esistere queste condizioni, lo sbocco naturale della crisi sono nuove elezioni. Ma quindi continuerete a combattere insieme anche per le prossime sfide? Perché no? Non ho mai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva. Allora, è arrivato anche io il coronavirus. Io credo siamo giunti a un momento davvero cruciale nel quale si giocano i destini non solo di una legislatura, ma del futuro dell'Italia. È l'irresponsabile apertura di una crisi di governo. E abbiamo indicato al Presidente la disponibilità del Partito Democratico a sostenere l'ipotesi di un incarico per un nuovo governo al Presidente Giuseppe Conte. Un punto di sintesi e di equilibrio. Mario Draghi è una personalità di grande prestigio, può portare l'Italia fuori dall'incertezza. Il 13 e il 14 marzo, come sapete, abbiamo deciso di convocare una riunione della nostra Assemblea nazionale. È il tempo di una rigenerazione del Partito Democratico. Il congresso nazionale del Partito Democratico si è svolto nel marzo del 2019, le primarie anzi, non il congresso. E le primarie saranno nel marzo del 2023.